Hazelpods. Ah, Hazelpods. Quem conhece o clima aqui, a cheira fora da casa minha. Hazelpods. Hazelpods. C'ho il popolo che mi aspetta, e scusate vado di fretta. Non mi date sempre ragione, io lo so che sono un errore. Nella vita voglio vivere almeno un giorno da leone. E lo Stato questa volta non mi deve condannare, perché sono pazzo. Mi sono pazzo. E oggi voglio parlare. Bene, 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 bentornati, bentornati sul mio canale. Oggi vediamo un classicone della musica italiana, visto che vi piacciono le robe italiane, anche non solo blues, fusion e funk. Vediamo Hazelpods di Pino Daniele. Prima di proseguire, come sempre, vi ricordo l'iscrizione, la campanellina, le solite menate. A voi non costa nulla, è totalmente gratuito. Non vi arrivano enciclopedie Treccani, collezioni di francobolli e nemmeno gli occhialini, quelli per vedere le donnine nude a casa, che c'erano in vendita su Tele7 negli anni 80. Però a me date veramente una grossa mano facendo crescere il canale. Allora, parliamo un attimo di questo brano. Non ha bisogno di presentazioni, Hazelpods di Pino Daniele. È un classico di Pino Nazionale e arriva dall'omonimo disco del 1979, Pino Daniele, che porta il suo stesso nome. Che caratteristiche ha? Beh, è uno dei primi successi veramente forti di Pino Daniele. Vede al suo interno, nel disco e nei brani, tutti i suoi collaboratori storici, da James Senese a Marangolo, Zurzolo, Vitolo, Rosario Germano, tutti musicisti di caratura veramente, veramente, veramente spessa, tutti bravissimi. Non solo, è tutta gente che all'epoca, ancora oggi, ma soprattutto all'epoca, in piena gioventù, suonava veramente come un treno a tutta velocità scagliato verso una montagna. Non avevano paura di niente, di nessuno, soprattutto nei pezzi quelli più tirati, magari non tanto in questo, ma c'era veramente una carogna dietro degna del miglior Stevie Ray Vaughan. Il brano in questione rappresenta, secondo me, l'esempio perfetto della commistione di musica italiana, napoletana e blues. Perché? Perché queste due realtà, molta musica del sud e il blues, hanno in comune questo tempo terzinato, che possiamo identificare come un 12 ottavi o 6 ottavi, dipende un po' ovviamente dalle strutture, dai brani nello specifico, ma è questa cosa, tickity, 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 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, ok? Quindi questa suddivisione ternaria del tempo, che ritroviamo appunto in Hazelpods e tanti altri brani di Pino. Perché è importante? Perché il blues è suonato esattamente allo stesso modo. Non è portato con il ritmo, passatemi il termine, non sono uno storico della musica napoletana, però di tarantella, ma c'è lo shuffle. Lo shuffle fondamentalmente è la stessa cosa, se andiamo proprio un po' alle radici. Avete tam, pa, tam, pa, tam, pa, tam, e sotto è sempre tikiti, 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 tikiti. Quindi la grandezza di Pino Daniele è stata unire queste due realtà sfruttandone le caratteristiche comuni. In più utilizzando il dialetto napoletano che, non in tutti i brani ovviamente, ma in buona parte della sua carriera ha utilizzato la sua, diciamo, lingua madre, perché di lingua si tratta, non tanto di dialetto, che ha una musicalità intrinseca e che porta un brano italiano molto più vicino a quello che è il mondo del blues, sia come concetti, perché nello specifico in Io so pazzo si parla di questa specie di reincarnazione di Masaniello, questo rivoluzionario un po' sopra le righe che è orgoglioso del suo essere pazzo, appunto, come dice nel testo della canzone, senza che poi magari lo sia veramente così tanto, ma che i pazzi non siano gli altri che lo circondano. Ci sono forti riferimenti alla musica e al mondo afroamericano, quando dice la faccia nera l'ho dipinta per essere notato, è un chiaro riferimento a quello che è tutta la musica black, dal blues al rhythm and blues, al soul. Quindi la genialità di Pino Daniele sta proprio qui, in questo connubio così forte che fa un po' da ponte, no? Tra l'Italia e gli Stati Uniti, o meglio, tra Napoli e gli Stati Uniti. Parliamo un attimo di strumenti.
Qui c'è il primo buco che ho visto mancare nelle varie lezioni che ho beccato online, perché non ho trovato notizie specifiche, ma è abbastanza chiaro che la lick di apertura e tutta la ritmica siano fatte con una chitarra a 12 corde. E questa cosa raramente viene menzionata, anzi, devo essere sincero, non l'ho sentita da nessuna parte. Perché dico questo? Perché quando sentite il lick di apertura, si sente chiaramente questo sferragliare tipico delle corde doppie. Non solo, la prima nota, poi ve lo spiego, non vi preoccupate, era solo per fare un excursus. Quando atterra su questa nota c'è questo ping acuto, questo si acuto, che solo ed esclusivamente se avete una chitarra a 12 corde, perché la terza corda non è più accordata all'unisono, ma c'è un sol come quello della chitarra acustica elettrica, quindi accordato normalmente, l'altro è l'ottava sopra e questo ping ce l'avete solo se usate un mandolino o una chitarra a 12 corde. Quindi questo è il primo punto, secondo me, nevralgico se volete suonarla così come nel disco, perché poi c'è una quantità sterminata di versioni live che ho ascoltato. Credo di essermene viste almeno una trentina di esecuzioni live e di lezioni varie in giro per YouTube prima di giungere alle mie conclusioni. Non la suona mai uguale da una volta all'altra. Vi spiego velocemente quello che ho usato io. La mia 12 corde è questa. Questa è una Echo Ranger degli anni 70 che mi ha regalato il bassista, che ringrazio, Michele Bornengo, che suona con me, un fratello di musica ormai, che aveva nel suo garage, voleva forse addirittura buttarlo, gli ho detto aspetta, aspetta lì, non buttare niente, ci penso io. Era un po' sfasciata, c'erano delle robe, mancavano dei piroli, ovviamente le corde erano da buttare, dei problemi qua sulle meccaniche, gli ho dato una sistemata, adesso è quantomeno suonabile. Non è la 12 corde della vita, non è una Martin ovviamente, neanche una Taylor, però è un pezzo di storia della musica italiana. Per fare il video l'ho microfonata con il mio Rode M2 a condensatore e gli ho dato una mixata veloce in Studio One, nulla di fantascientifico, e boh, basta perché non c'era nient'altro, non c'era ampli, non c'era null'altro che vi possa spiegare. Però ricordatevi, importante è la 12 corde per fare questo pezzo, se volete farlo come nel disco. Se volete fare un'altra versione usate tranquillamente anche una Schecter 9 corde, non c'è problema. Però l'originale, fateci caso, c'è proprio questa. Posiamo la 12 corde, passiamo l'elettrica perché è più comoda da suonare. Ok, switch. Abbiamo l'elettrica, sicuramente più semplice da utilizzare, meno dura. Allora, vi spiego un attimo il lick iniziale, che poi è forse la parte più complessa del brano. Il resto sono tutti accordi, ci va un po' di accortezza, ma si può fare senza grossi problemi. Il lick fa questo, pentatonica di Mi minore, perché il brano è Mi minore. La prima frase è un arpeggio di Sol maggiore che parte dalla terza, quindi Si, Re, Sol. Immaginate questo accordo, prendete solo le note sui tre cantini. Si, Re, Sol, Mi. E torniamo su con la pentatonica. Mi, Re, Si. Dopodiché c'è una frase tipica del blues che è questa. La slide a Si bemolle, appena accennato. Torniamo indietro. La sol e atterriamo sul Mi. Re, Mi. E da qui parte la ritmica. Quindi, come vedete, tutto pentatonico proprio da manuale del chitarrista blues. Questo è nulla di, come ho detto prima, fantascientifico. Qui c'è l'aspetto, secondo me, più sottovalutato di tutto il brano, che è la parte ritmica. Dopo aver visto un po' di lezioni, non ne ho trovata nessuna che mi soddisfacesse, ma non solo, anche guardando le sue esecuzioni live. Non ce n'era nessuna che rispecchiasse appieno il mood del disco. La cambia sempre Pino Daniele. L'ha sempre fatta a volte un po' più funk, a volte con la chitarra classica, a
A volte la frase iniziale la fa con la voce, doppiandosi un po' così alla George Benson, per capirci. Qual è la cosa importante? Che tante lezioni ho visto... questo tipo di portamento, che è giusto? Quindi abbiamo un Mi minore col Sol qui, col mignolino che canta, che si sposta e va sul Fa diesis. E crea questa melodia all'interno di un fraseggio armonico, chiamiamolo così. Se però ascoltate l'originale, non è l'unico movimento a livello melodico interno agli accordi. C'è anche questo. Quindi le cose sono due. O c'è stata una chitarra sovrincisa che magari suona delle seste, potrebbe essere questo, mentre l'altra zappa sugli accordi, potrebbe anche essere qua giù. Fatto sta che si muove sia il Sol che va a Fa diesis, sia il Si che va a La. La cosa migliore però, secondo me, da fare, se la suonate da soli e volete essere fedeli alla versione del disco originale del 79, è questa. E nessuno la fa su YouTube. Quindi, andiamo ad alternare non solo le notine al canto, ma cambiamo proprio accordo. Quindi passiamo dal Mi minore a un Si minore settima. Anche perché, se ci fate caso, se analizzate la progressione delle note del basso, il basso alterna la tonica e la quinta. E questo cambio di note avviene proprio quando il basso da Mi va sul Si. E se voi mettete il Si, il Fa diesis e il La, viene fuori questo suono, che non è nient'altro che un Si minore settima senza la terza. Anche se mettete la terza non muore nessuno, fondamentalmente, ma è importante, secondo me, perché caratterizza il brano ed è meno banale che fare... Questo, secondo me, è proprio più bello. Si sente proprio, se ascoltate il disco bene in cuffia, non con l'iPhone o con un telefonino, ma vi mettete proprio le cuffie o un sistema di monitoraggio come si deve, questo movimento c'è, è innegabile, Si, La, e non lo fa mai nessuno. Non lo fa mai nessuno, lui compreso, questa è la cosa pazzesca. Non c'è una versione live, escluso qualche playback tipo a Domenica Inn con Corrado nel 1981, robe così in cui mettono la base, c'è il disco che va. Ma le sue versioni live sono tutte costantemente diverse ed è anche il bello di Pino Daniele. Nello specifico cosa fa? A volte tiene semplicemente il Mi minore, a volte non suona proprio, altre volte nel suo periodo ultimo, un pochino più fusion, tiene questo accordo che nient'altro è che Mi minore undicesima. Anche questo ogni tanto gliel'ho visto fare, sempre Mi minore undicesima. Altre volte c'è un video che però si vede malissimo e non si capisce bene che come metta le mani. Sembra fare questo movimento, cioè continua a mantenere questo giochino tra Sol e Fa diesis, ma mai come lo sentite nel disco. Altre versioni sono un pochino più funk, in cui magari c'è una ritmica... D'altra parte, il pezzo l'ha scritto lui, quindi chi meglio di lui può decidere come suonare il brano. Però se volete essere fedeli alla registrazione, occhio a questo aspetto, perché questo movimento qua non basta, lo trovo come se mancasse proprio qualcosa, perché manca qualcosa, manca... questo passaggio su questo Si minore settima che è un po' taciuto a livello armonico, ma che poi in realtà c'è. Finita la sviolinata sulla prima parte, il resto degli accordi sono molto semplici. Do settima, Si settima e torniamo su Mi, almeno nella strofa e nell'intro.
Li suoniamo però col basso alternato, un po' come fosse il Travis picking del country americano, quindi... Sul Do alterniamo Do e Sol, e sul Si, Si e Fa diesis, quindi sempre tonica, quinta, doppiamo la linea del basso che fa all'inizio, cioè che fa per tutto il pezzo. Nel bridge abbiamo La minore, Si e Mi minore, tre volte, poi Do settima, di nuovo Si settima e poi lo stop finale che caratterizza il brano, dove c'è la famosa parolaccia che non posso dire, se no YouTube mi censura. Il brano è tutto qua, come se fosse un qualcosa da sminuire, ma in realtà è abbastanza semplice, ma è stupendo. È stupendo perché, come vi ho già detto, Pino Daniele lo ha sempre riadattato ai suoi periodi musicali e negli ultimi periodi appunto da utilizzare delle sostituzioni rispetto agli accordi base che vengono suonati con l'acustica nel disco, 12 corde mi raccomando, e va a utilizzare per esempio l'accordo di nona al posto dell'accordo di settima sul Do, a volte l'accordo alterato, quindi Si settima, diesis 5, diesis 9 al posto del Si settima, così un po' da battaglia, e altre volte invece proprio non suona, lascia che siano i suoi musicisti e lui canta e basta, e semplicemente ogni tanto appoggia un accordino, ma più come vezzo che altro. In tante versioni c'è anche un solo, che magari di sax o magari di chitarra, ma la cosa che mi fa più impressione sempre e che dà proprio spessore al personaggio di Pino Daniele è che, nonostante fosse un chitarrista bravissimo, molti suoi pezzi, anche se sono incentrati su una ritmica chitarristica, non sono basati sulla chitarra come farebbe qualunque chitarrista di questo mondo che scrive dei brani. Spesso lascia che siano gli altri strumenti a suonare e a portare a casa il brano. Non ha queste velleità solistiche, questo ego così spropositato da voler inserire per forza l'assolo o dei super fill all'interno tra il cantato come si fa nel blues. Lascia proprio che la musica, la naturalezza del brano venga fuori e la bravura dei musicisti che suonano con lui. E questo secondo me è un grande pregio di Pino Daniele. Purtroppo ci ha abbandonato qualche anno fa e non possiamo farci nulla. Lui e Lucio Dalla secondo me sono state le perdite più grosse della musica italiana degli ultimi anni. Se volete improvvisarci, non è, come dire, il brano su cui fare grosse improvvisazioni, però di base calcolate che è un blues, quindi pentatonica minore, scala dorica se volete, occhio quando andate sul Do però. Sul Si dovreste utilizzare, dipende se lo alteriamo o no, però o una scala minore armonica o una scala superlocrea potrebbe essere. Però vedete un po' voi, il linguaggio improvvisativo di Pino Daniele nelle versioni live è ricercato a livello timbrico e a livello di melodia, ma non succede spesso che vada a scomodare scale troppo jazzistiche, perché comunque il suo pubblico, il target musicale della sua musica è abbastanza pop. Quindi se fate attenzione, però mi raccomando questa frase, se fate attenzione, occhio alle note che suonate, perché lui le sapeva bene le note che suonava, quindi non sbagliava, potete tranquillamente utilizzare una pentatonica o una scala blues, se no le scale che vi ho detto prima. Quindi sul Do potreste utilizzare un Mi solidio o un Lydian Dominant. Lydian Dominant. Sul Si. Phrygian Dominant, quindi minore armonica di Mi, o la superlocrea. Che vi devo dire? Vi ho portato un altro brano di musica italiana, non i Pooh, sospendiamo un attimo i Pooh. Ci vediamo la prossima settimana, un abbraccio a tutti, spero che la lezione vi sia piaciuta. Ciao!